Ciao ragazze! Allora, lo so, è passato parecchio tempo dall'ultimo video, però sono troppo contenta. Oggi sono arrivata a casa e oggi, tipo un'oretta fa, mezz'ora fa, sono arrivata a casa e i miei mi hanno detto: ti è arrivato un pacco dall'Inghilterra. Faccio: no, i pennelli, i pennelli! Sono arrivati i pennelli, ora vi faccio vedere. Sono favolosi. Allora, cominciamo ricapitolando. Allora, circa un paio di settimane fa avevo fatto un ordine alla Frodien, la Frodien 38, e in pratica per disguidi di email io avevo due email diverse, una per PayPal e una per la Frodien. La Frodien non mi aveva inviato subito i pennelli. Quindi la scorsa settimana mi sono fatta sentire, il sabato prima mi sono fatta sentire. E io ho chiesto informazioni sui pennelli. Mi hanno detto che li avrebbero spediti martedì stesso, martedì scorso, e da lì a poco sarebbero passati 8-14 giorni lavorativi. Esattamente oggi, che è giovedì, dopo 8 giorni lavorativi, mi sono arrivati i pennelli, perfettamente intatti, non c'è stato alcun problema assolutamente. Allora, io ho pagato per il set di pennelli di 20, da 25 pennelli, ho pagato 21,40 euro, comprese le spese di spedizione di 1,50 euro, quindi fatevi un po' un conto, e mentre le ciglia finte, da 10 confezioni di ciglia finte, le ho pagate 8,90 euro. Ok, vi faccio vedere. Allora, sono arrivati in questa. Allora, in pratica erano in questa busta qua, è più grande questo pacco, con scritto: grazie tanto per il tuo ordine. Qua c'era l'indirizzo, che io provo a me. From, e c'era Ashford, Middlesex, è stata spedita con Royal Mail. Ok? E questo. Poi dentro c'erano due pacchettini, non so esattamente quale. Comunque, uno era per le ciglia finte, altri due pacchettini così, uno per le ciglia finte e uno per le cose, come cavolo chiamo, per i pennelli. Allora, questa è la busta che contiene i pennelli, la busta, sentitemi. Allora, è il pacchettino con i pennelli, con il suo nastrino, così. Vi volevo far vedere una cosa: questa era, oltre al pacchetto di plastica grigio, era messa dentro questo pacchettino di plastica, era sigillato, era chiuso. Quindi io apro e vi faccio vedere i pennelli. È il set da 25 questo, va bene? Spero che lo vediate. Quindi si apre da. Allora, ci sono. Ve li faccio vedere un pochino più da vicino. Allora, abbiamo quello per le. Vabbè, dopo ve li faccio vedere a poco a poco. Se vedete quelli più grandi, questi qua con rosso, tipo questo del centro, questo al ventaglio, sono con la plastichina. Alcuni sono senza plastica, ma perché l'ho tolta io, non vi preoccupate. Poi questi sono quelli più grandi, che sono sempre con la plastica. E dall'altra parte, separato, con il suo scompartino separato, c'era questo qua, insieme al pennello a penna. Il pennello a penna. Il pennello per le labbra, che è chiuso. Quello ritraibile. Ok, ora ve li faccio vedere a poco e partiamo. Ve li voglio fare vedere, diciamo, ve li vorrei fare vedere a uno a uno. Allora, va bene, a parte questi due che ve li faccio solo vedere, ma sono i soliti pennellini, questo che ne ho non so quanti. Questo non è così duro, non mi piace. Addirittura che ce n'ho un altro io, quindi questo non l'avrei usato comunque, non so. Dovrò trovarmi. Questo che non ce l'avevo, questo mi piace, sono contenta per. Qui, giusto? Allora, vi voglio dire che fanno puzza, di plastica forte, un odore molto molto forte. Quindi io vi consiglio, io non li ho usati ancora, vi consiglio di lavarli comunque. A parte che si dovrebbero lavare
tutti i pennelli, non solo quelli arrivati dall'Inghilterra. Cioè, non solo quelli ordinati su internet, ma comunque quando compri un pennello, prima lavalo. Perché non si sa mai. Però vi consiglio di lavarli, va, alla fine. Allora, questo è il primo pennellino. Guardate che è piccolo, è piccolissimo. Rispetto. Questa è una mia unghia. Guardate. È minuscolo, davvero. Ed è per. Ma credo sia per l'eyeliner, sì. Per l'eyeliner di precisione. Poi, vedete, ognuno è messo in questa plastichina così. Che lo ricopre tutto. Tutto, 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 completamente. Poi, va bene, questo che. Ah, però, guardate, a differenza di quelli solidi, è più duro. Sì. È proprio spugna dura, almeno. Ma comunque credo che a questo punto, avendo tutti questi pennelli, spero di non doverlo usare. Tranne appunto casi eccezionali. Poi questo, che ho già uscito dalla plastichina perché volevo provare, cioè volevo vedere, ed è durissimo. A parte che è minuscolo. Più minuscolo. Ed è durissimo. Forse se lo muovi un po' si sfalda. Non ve lo so dire. Questo credo sempre per l'eyeliner, ma credo che non lo userò affatto. Non mi ispirava tanto. Allora, poi ci sono quelli, non so come possono essere definiti questi due, che sono praticamente gli stessi, però uno leggermente più grande dell'altro, ma di una cosa mi. Guardate la differenza, vedete? Uno. Questo qua è leggermente più grande del primo. E sono molto, molto, molto fitti. Questo proprio. Secondo me anche questi per mettere l'eyeliner. Secondo me sono buonissimi. Perché sono molto, molto duri. Questo. Quindi andranno molto, molto bene. Oppure per definire, non so, le sopracciglia. Cose di questo genere, comunque. Poi. Aspettate che intanto li sistemo. Dopo li devo lavare. Per bene. Poi ho questo. Questo, guardate che cosa esce, lo vedete? Ma voi non lo vedete, ma esce una polverina. Decisamente da lavare. Questo qua, che è molto molto carino, anch'esso è abbastanza duro come setole, lo vedete? Non so se sentite il rumore. Chissà cosa si sente il rumore. Non lo so se lo sentite, comunque è abbastanza duro. Poi questi qua. Vi faccio vedere questi tre prima. Allora, questi tre che sono a lingua di gatto, non so come li chiamate voi. E sono questi. Allora, questi sono tutti a parte. La vedete? Non so se si vede. La vedete? No, qui. Tantissimo polvere proprio. Mamma mia. Sono pieni. Lavateli prima perché sono pieni di schifezze. Comunque, questo. Ah, una cosa. Non perdono assolutamente peli, almeno questi piccoli. Quelli grandi. Ma dov'è? Sarà caduto da qualche parte. Anche. Oh, vedete, già cadono. Li perdo senza accorgermene. Allora, a parte quello grande, questo qua che dopo vi faccio vedere, che perde peli, questi qua non ne perdono peli assolutamente. Allora, sono tutti così. Vabbè, questo non è che c'è tanto da farvi vedere. Voglio fare solo vedere le forme, la grandezza. E poi blocco il video, ne faccio un altro. Ok, ragazzi, ragazzi e ragazze. Riprendo, faccio un secondo video, guardate la seconda parte.